Se un gesto vale più di 1000 parole, allora possiamo facilmente intuire come vadano le cose tra Melania Trump e il marito Donald, in viaggio nella loro prima visita ufficiale da quando il tycoon è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Prima in Arabia Saudita, la coppia presidenziale è volata poi in Israele facendo tappa a Tel Aviv, dove sono stati celebrati in pompa magna. Cameraman, fotografi e cronisti hanno immortalato quella mano negata da Melania Trump al marito con tanto di schiaffetto mentre i due si avvicinavano alla parata di persone che hanno atteso l'arrivo dell'Air Force One all'aeroporto. Sbarcati a Roma per la visita a Papa Francesco e poi un veloce incontro con Sergio Mattarella, è successo praticamente lo stesso. Ebbene, Melania per la seconda volta a distanza di 24 ore non ha dato la mano a Donald Trump mentre stavano per scendere dall'aereo. Trump ha avvicinato la sua mano a quella della moglie, abbiamo visto tutti, la quale però con un gesto a prima vista del tutto spontaneo si è divincolata per sistemarsi i capelli. Dietro il rifiuto della mano potrebbe esserci una questione di rispetto delle etichette. Gli esperti assicurano che Donald Trump, per seguire i precetti alla lettera, dovrebbe attendere la sua First Lady alla fine delle scalette e poi accompagnarla sugli ultimi gradini, ma è stato accusato dai media di camminare troppo avanti rispetto alla moglie durante le pubbliche manifestazioni, quindi uno sforzo lo sta compiendo anche se finora non sta dando i frutti sperati. Insomma, per vedere un vero sorriso da Melania Trump, facciamo prima ad accontentarci della imitazione di Virginia Raffaele.